Buonasera, quindi di porta a porta, buonasera Riccardo Mignari, presidente dei deputati della Lega, accanto a lui per la maggioranza Emilio Carelli del Movimento 5 Stelle, per l'opposizione Andrea Orlando del Partito Democratico. Allora i titoli, siamo arrivati alla decisione o finale o prefinale, insomma poi cerchiamo di spiegare perché, sulla TAV, decideremo venerdì, governo non rischia, dice il Presidente del Consiglio Conte. Domani scatta il reddito di cittadinanza, le domande potranno essere fatte domani ai CAF o alle poste, i pagamenti a maggio, ma se abbiamo capito bene ci saranno gli arretrati del mese di aprile. Saranno le competenze di aprile. Quindi a maggio si prendono due mensilità. Questo, se ai primi di maggio saranno quelle di aprile. Quelle di aprile, se non un'altra a fine maggio. Esatto. Comunque insomma, ad aprile scattano i soldi, esatto. Però a maggio verranno fisicamente erogati. Poi la quota 100, c'è una fuga degli statali, stasera siamo arrivati a 81.700 domande e c'è un'emergenza medica, vedremo poi come si immagina di arginarla. Ancora le opposizioni, Zingaretti, appena eletto in maniera direi trionfale segretario del Partito Democratico, dice che bisogna tenere insieme i moderati e la sinistra, mentre Berlusconi insiste come un martello su Salvini dicendo torni a casa al più presto. Poi avremo ospite Edi Rama, primo ministro albanese, che è venuto espressamente da Tirana per parlare qui da noi dei nostri rapporti, della situazione anche difficile del suo paese in questi giorni. E chiuderemo con una sentenza che fa molto discutere, cioè un uomo che ha ucciso una donna moldava e aveva preso 30 anni in primo grado, si è visto dimezzata la condanna in appello, perché avrebbe agito in preda ad una tempesta emotiva, si è scatenato l'inferno. Anche oggi sono state delle manifestazioni e quindi ne parleremo. Allora, cominciamo con Daniele Di Marzo e Carlantonio Cavazzocca sul vertice per sbloccare la questione della TAV, visto che entro, noi come al solito arriviamo sempre all'ultimo minuto, lunedì scadono i termini per presentare i bandi, se non presentiamo i bandi perdiamo secchi, da un minuto all'altro 300 milioni da parte dell'Unione Europea, quindi i bandi bisogna comunque presentarli, poi c'è tempo anche per ritirarli volendo, ma insomma vediamo avanti. In questo momento no? E tanto può essere la decisione a favore TAV, tanto no TAV. Ancora tre giorni di analisi, tavoli e confronti, poi entro venerdì arriverà la verità, la decisione finale sull'alta velocità. Per ora il bandolo della Torino-Lione, la matassa più aggrovigliata del governo giallo-verde, è nelle mani del premier Conte. Buongiorno a tutti. Il vertice, l'ultimo questa mattina a Palazzo Chigi, è durato poco più di un'ora. Al tavolo col premier su posizioni contrapposte i due vice, Salvini e Di Maio, con loro anche il ministro delle infrastrutture, Toninelli. All'uscita è proprio il premier Conte a tracciare il percorso finale della TAV, quello politico, e a minimizzare lo scontro fra leghisti e grillini. Avevamo garantito agli italiani che avremmo seguito un metodo trasparente, avremmo posto a base della nostra decisione non preconcetti, pregiudizi ideologici, interessi partitici o di movimento, avevamo detto che avremmo posto a base un'analisi costi-benefici. È quello che stiamo facendo. Insomma, per il premier, che per il momento non prevede alcuna interlocuzione con la Francia, il percorso sulla TAV è addirittura d'arrivo, sebbene oggi non sia stata presa ancora alcuna decisione. Tutto fermo, congelato fino a venerdì. Anche i bandi della TELT, la società per metà francese e metà italiana, responsabile della realizzazione dell'opera, i cui bandi appunto dovranno essere emanati entro l'11 marzo. Ma noi confidiamo di decidere entro venerdì. A quel punto poi, a seconda dell'esito finale della nostra decisione, si valuterà l'impatto sui bandi, partiranno o meno i bandi. Smorza i toni, il Presidente del Consiglio cerca un punto di equilibrio fra leghisti e grillini, che non sembrano però intenzionati a deporre le armi sulla TAV. Anche questa mattina il sottosegretario Buffagni ha ribadito che il Movimento 5 Stelle è pronto ad abbandonare il governo pur di bloccare l'alta velocità. Ma la tenuta dell'esecutivo, a detta del Premier, non è a rischio. Perché dovrebbe rischiare di cadere il governo? Io posso garantire che prenderemo una decisione per tutelare l'interesse nazionale. Ma il tema
rimane divisivo dentro e fuori la maggioranza. Fuori, l'altro caso Sbelli riguarda il ministro Toninelli. Con una mozione depositata in Senato, a prima firma Marcucci, il PD chiede infatti la sfiducia al ministro dei trasporti Toninelli e le sue immediate dimissioni. Una mozione verrà presentata anche alla Camera e anche Forza Italia è pronta a sfiduciare il responsabile delle infrastrutture. Insomma, sulla TAB lo scontro continua, ma ormai il countdown è partito. Domani sera nuovo vertice, si andrà ad oltranza, al tavolo col premier e i due vice ci saranno anche i tecnici. Si ripartirà proprio dall'analisi costi-benefici, anche se, secondo Conte... Oltre al percorso di razionalità tecnica, c'è anche un percorso di razionalità politica che si aggiunge e siamo entrati nel vivo di quest'ultima fase decisionale. Allora, onorevole Molinari, Presidente del Consiglio, l'abbiamo appena sentito, dice venerdì, Ministro Rizzi dice venerdì, Salvini dice dal vertice domani mi aspetto la decisione, quindi sarebbe anticipata. Beh, diciamo che c'è una scadenza, che è quella che è stata illustrata anche nel servizio, è quella dell'11, che è la data per far partire i bandi di TELT. Diversamente avremo delle conseguenze a partire dal taglio dei finanziamenti europei e soprattutto, insomma, credo che ci sia un sistema economico italiano che vuole certezza su cosa il governo intende fare su quest'opera. Opera che, voglio ricordarlo sempre, non è semplicemente il collegamento tra Torino e Lione, ma è l'opera che permetterà alla rete dell'alta velocità che taglia la pianura padana, quindi che collega il nostro paese al resto d'Europa, di essere unita dall'estremo oriente all'estremo occidente del nostro continente e unito al terzo valico, quindi all'opera che collegherà Genova a Rotterdam, farebbe proprio dell'Italia il crocevia delle due principali direttrici di comunicazione e di trasporto di persone e merci del continente. Quindi dal nostro punto di vista, visto che Conte parla di interesse nazionale, l'interesse nazionale è che l'Italia non rimanga tagliata fuori da questo sistema. Se ho capito bene, se noi dovessimo non fare più la TAV, non è che la transazionale non si fa, si fa oltre le Alpi. E ci passa sopra, passa sopra il nostro paese resterebbe tagliato sopra. Tra l'altro voglio ricordarlo che se l'Italia è all'interno di questo percorso, è stato proprio grazie all'intervento dei vari governi italiani, a partire dal governo Berlusconi, che ha fatto sì, in allora, negli anni 2000, che si decidesse che il percorso passasse dall'Italia, perché il progetto iniziale passava sopra, passava dalla Svizzera. Quindi siamo arrivati a questo punto, noi riteniamo che sia un percorso che non può essere interrotto, perché crediamo che sia conveniente per il sistema industriale, per lo sviluppo, per la logistica, per il trasporto delle persone, farne parte. Ma soprattutto anche per un discorso di credibilità internazionale dell'Italia, perché non è concepibile che coi cambi dei vari governi si disattendano degli impegni internazionali. Allora, Emilio Carelli, c'è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Stefano Buffagni, che non ha fama di sparafucile, insomma di uno che si alza la mattina e dice la prima cosa, che stamattina ad Agorà ha detto: io non mi preoccupo di trovare il compromesso sulla TAV, se bisogna andare a casa perché noi non vogliamo buttare soldi per opere vecchie, io non vedo il problema. Vabbè, noi però abbiamo visto che la questione è passata nelle mani del Presidente del Consiglio in questo momento, no? Questo mi fa molto piacere perché il Presidente Conte in questi mesi ha mostrato grandi doti politiche, anche di sensibilità, di capacità di mediazione, di dialogo, quindi io sono molto fiducioso che lui troverà una soluzione che potrà andrà bene sia per il Movimento 5 Stelle che per la Lega. Mi sembra, dall'atmosfera che ho respirato in queste ore, stando anche alla Camera, parlando con i colleghi sia di maggioranza che di opposizione, che a me sembra impossibile che il governo possa in qualche modo andare in crisi o cadere per colpa della TAV. Questo io mi sento di escluderlo, molto francamente. Quindi, insomma, anche voi vi atterrete a quello che deciderà il Presidente Conte, il quale però poi deciderà sulla base anche di quello che gli diranno domani sera Salvini e Di Maio, insomma, certo. Ci sarà un altro vertice. Voi avete Zingaretti appena eletto segretario del Partito Democratico, e formalmente lo sarà tra il 17, e però voglio dire, insomma, è segretario ormai a tutti gli effetti del Partito Democratico, il giorno dopo è andato a Torino a parlare di TAV. Perché? Perché si vota in Piemonte? Ma no, per due ragioni che sono state evocate. La prima è questa: la credibilità del Paese. Ora, al di là delle scelte che verranno compiute, la credibilità del Paese è già compromessa da un fatto di cui stiamo discutendo. Questo governo è in piedi da un anno, si sapeva che c'era questo contenzioso all'interno della maggioranza, si è aspettato l'ultimo giorno utile per prendere una decisione. Questo oggettivamente non rafforza la credibilità di questo Paese. La seconda perché la TAV rappresenta in qualche modo un emblema di una
condizione che sta caratterizzando quasi tutte le grandi opere in questo paese. Questa famosa ricetta della costi-benefici, dell'analisi costi-benefici, si sta rivelando una specie di, come dire, di rito esoterico. Noi abbiamo ascoltato, io ero in audizione, il professore che era responsabile della commissione, ci ha spiegato che non conviene quale, più... quello di prima o quello di questo, dopo? Questo Ponti. Ci ha spiegato che non si può, devo dire, tra l'ilarità generale e anche la perplessità dei colleghi della Lega, ci ha spiegato che siccome i camion 20 anni fa inquinavano più di oggi e oggi inquinano di meno, non vale più la pena di passare la roba, le merci dalla gomma al ferro. Con questo criterio non si farebbe più una ferrovia, una metropolitana in tutta Italia. E purtroppo questa vicenda della TAV è emblematica di un metodo di non procedere che sta caratterizzando il nostro paese, che in questo momento, al di là di quello che uno può pensare sulle singole opere, avrebbe bisogno di tutto tranne che di bloccare gli investimenti. Abbiamo una caduta verticale del prodotto interno lordo, abbiamo una diminuzione della crescita industriale. Un marziano che arriva in Italia direbbe: vabbè, cosa si deve fare? Almeno mettiamo i soldi e facciamo partire le opere che sono già state programmate. No, sono tutte o quasi bloccate valutazione costi-benefici, che alla fine è semplicemente un modo, come ci ha spiegato Conte, di buttare la palla in tribuna, perché poi cosa dice Conte? Sì, ci sarà la valutazione costi-benefici, però poi alla fine si dovrà discutere anche sul piano politico. Allora, o una o l'altra, o c'è, come dire, un algoritmo per cui alla fine si dice questa è la valutazione costi-benefici, si fa o non si fa l'opera, oppure si dice si valuta in termini su un tavolo politico. A me sembra che, come dire, queste costi-benefici, queste valutazioni costi-benefici siano soltanto un modo, come dire, di creare uno schermo. E poi in verità il problema è che ci sono dissensi politici, perché il Movimento 5 Stelle ha preso tantissimi voti da persone che avevano organizzato comitati contro le diverse opere che si sono realizzate nel paese. Oggi deve andare, come ha dovuto fare pagando un prezzo in Puglia, su Taranto e sulla TAP, a spiegare che invece un paese si governa anche facendole le opere, perché altrimenti c'è una recessione. Ecco, questo è il punto al quale secondo me siamo arrivati. Voi siete pronti a fare il referendum? Cioè, per evitare il referendum lo ha chiamato per il Piemonte Chiamparino, il vostro presidente Fontana, credo che sia favorevole, certo. E oggi Toti di Forza Italia, ma anche amico della Lega, dice: ma facciamolo in tutto il nord. Guardi, noi l'abbiamo sempre detto che l'estrema ratio potrebbe essere quella di un referendum nel caso in cui, in questo caso, il Premier Conte non riuscisse a trovare una sintesi tra due posizioni che partono punti di vista difficilmente conciliabili, perché un partito la vuole fare, l'altra non la vuole fare, quindi l'impresa che ha davanti Conte non è delle più semplici. Se non ci dovesse riuscire, ci siamo sempre detti disponibili a fare un referendum, però va chiarita una cosa: Chiamparino ha agitato il tema del referendum, ma la verità è che Chiamparino ha le armi spuntate, perché non avendo approvato la legge attuativa regionale del Piemonte per fare i referendum consultivi, quello che Chiamparino ha annunciato in consiglio regionale è che se non partiranno i bandi chiederà al ministro Salvini di indire lui una consultazione in Piemonte, cosa che per carità non ci vede contrari. Possiamo però usare anche la piattaforma però anche Rousseau. Però anche qua, insomma, Chiamparino dovrebbe far seguire alle parole anche i fatti, perché doveva approvarsi la legge per fare il referendum, cosa che noi abbiamo detto in tempi non sospetti. Adesso chiede a Salvini di intervenire e di aiutarlo a togliere le castagne dal fuoco. Ma saremmo ben contenti nel caso in cui quella fosse l'estrema ratio. Voglio dire una cosa però: non è vero che in Italia sono bloccati gli investimenti, perché è vero, sui bandi di TELT stiamo ritardando, ma ritardiamo di 2 mesi. Dovevano essere il 1 gennaio, andiamo all'11 di marzo. Quindi voglio dire, non mi pare che ci sia tutto questo ritardo, considerato che al governo con noi c'è un partito come il Movimento 5 Stelle che ha preso il 32% dei voti con una posizione notabile, quindi non è che il ritardo sia così tanto. Il ritardo è che ancora non si riesce a far partire investimenti già programmati dai governi precedenti. Beh, che peraltro erano riusciti a farli partire meno loro. Beh, attenzione, noi abbiamo noi abbiamo sbloccato 80 miliardi in conferenza Stato-Regioni che erano bloccate, e sulla legge finanziaria da qua al 2032 abbiamo messo 100 miliardi in più di investimenti, quindi non è vero che non ci sono gli investimenti in Italia. Quando vedi i cantieri che si aprono. È vero, però per fare cantieri veloci siamo partiti dai piccoli comuni dove è più facile. Abbiamo dato 400 milioni di euro ai piccoli comuni, abbiamo abbassato le soglie per gli affidamenti diretti. Però non avete approvato la storia dei 300 ingegneri che aiutano i sindaci che non sanno come fare, la centrale unica, che non hanno gli uffici tecnici. Oddio, no, è in finanziaria, gli uffici tecnici la stanno facendo. No, abbiamo capito, ma le opere da 40.000 euro un comune le può fare, no, e quelle si possono fare, hanno i soldi e devono farle entro maggio. Quindi di cantieri ne vedremo tanti. E io spero che vedremo anche quello della TAV. Voi vi inchinereste a un referendum?
Noi non abbiamo nessuna contrarietà al discorso del referendum. Penso anch'io che sarà uno strumento di estrema razza qualora poi non si riesca a trovare una soluzione, ma come dicevo prima, penso che il Presidente Conte, nell'interesse dei cittadini, una soluzione la troverà e quindi venerdì il problema sarà risolto. Quindi non ci sarà necessità poi ci sarebbe di ricorrere un ostacolo, che com'è? È sempre un grande strumento di democrazia. Quindi come sa anche il Movimento 5 Stelle, poi sarebbe l'ostacolo forse più grosso, cioè per disdire, per annullare un accordo internazionale con la Francia ci serve il voto del Parlamento. E lì mi pare difficile che la Lega possa votare per rimangiarsi l'accordo con la Francia. Quindi voglio dire, mi pare che sia un tunnel, insomma, alla fine la luce presto o tardi si dovrà accendere, certo. Insomma, forse è bene rendersene conto per tempo. Allora, domani 6 marzo in tutti gli uffici postali e nei CAF, che sono i centri di assistenza fiscale, possono essere presentate le domande. Allora c'è un invito, peraltro inutile, a non affollarsi tutti quanti domani, perché non è che se uno ci va dopo domani, ci va tra una settimana, perde il diritto. Questo è bene che si sappia, perché c'è molto molto timore in questi uffici e domani succede l'inferno, insomma, per chi arriva prima. Non è che si arriva prima a prendere il reddito e chi arriva a millesimo o milionesimo addirittura non lo prende. C'è un chiarimento, forse mi ero perso qualche cosa, ma... Il salario con la card si possono fare soltanto acquisti alimentari, Alizia. No, c'è una precisazione, guardi, leggo un'ANSA di stasera. Con la card per il reddito di cittadinanza, al momento, si possono sostenere solo le spese già consentite con la carta acquisti, cioè beni alimentari negli esercizi convenzionati, spese in farmacie con lo sconto del 5%, bollette di gas e luce. In più il decretone prevede che si possa fare un prelievo in contanti. 100 o 200 alla fine, quant'era, se lo ricordo? Adesso non so esattamente perché il decreto è ancora in commissione, però o 100 o 200, però queste sono tutte modalità per garantire che la carta... E il bonifico mensile per l'acquisto. Quindi voglio dire, se uno vuole comprarsi, non so, un rasoio... Io penso che sia consentito. Quindi soltanto alimentare. Alimentare, il rasoio non si mangia. Prego? Alimentare, il rasoio non si mangia, quindi no... Quindi no, per carità. Beh, tutti i supermercati vendono rasoi, mi sembra. Sì, i supermercati ma i mercati hanno generi alimentari e non alimentari. No, se è solo per generi alimentari e non può. Io ero rimasto fermo al fatto uno non può farci il gioco d'azzardo. Esatto. Per il resto può anche comprarci. A quanto mi risulta è solo il gioco d'azzardo che è scuso. Può anche comprarci il telefonino, voglio dire, può anche comprarci qualunque cosa che non sia gioco d'azzardo. Questo mi pare, poi può anche essere utile, mi pare limitativo, insomma. Non so. Vabbè, cioè chi è che lo deve capire? E questo è il testo del decretone. Cioè, a quanto mi risulta, solo il gioco d'azzardo escluso dagli acquisti della carta. Bene, che succederà con questo? Quante persone potranno beneficiare di questo reddito di cittadinanza davvero? Questo dipende da tutte quelle che ne avranno diritto. Si è calcolato che in Italia esistono, potrebbero averne diritto perché sono sotto la soglia, cosiddetta soglia di povertà, fino a 5 milioni di italiani. Adesso vedremo in base alle domande che vengono presentate quanti ne avranno diritto. La cosa importante è che da domani si potranno fare le domande, si potranno fare sia negli uffici postali, sia attraverso i CAF, sia sul sito internet che è stato creato appositamente, reddito-cittadinanza.gov.it. Nell'INPS. Che è gestito all'INPS e entro fine mese chi avrà fatto domande entro il 31 di marzo avrà accesso poi al reddito. Allora, completo l'informazione di prima, perché allo Stato soltanto i generi alimentari, ma si sta immaginando su quali altre spese includere e si punta a definire questo ampliamento in tempo per metà o fine aprile sostanzialmente. Quindi intanto si va alla carta e i prelievi in contanti, il singolo può prendersi in contanti 100 euro. Non è chiarito di quanto possano crescere i prelievi per nuclei familiari più grossi. Voi questo per voi è... come per loro la legittima difesa, un mattone sullo stomaco, per voi reddito cittadinanza. No, non è così, anzi. Riteniamo che questa... manovra per usare finanziaria... un farmaco caro a Grillo, Malox. No. Riteniamo che questa manovra finanziaria, e noi siamo orgogliosi di questo, abbia investito tantissimo sulla spesa sociale, quindi sui più deboli. Il reddito di cittadinanza
pur migliorabile, insomma, pur con delle criticità, vedremo come funzionerà, però è oggettivamente un investimento sociale importante, perché sono quasi 10 miliardi per le fasce più deboli, la quota 100 sono altri 6-7 miliardi che stanno permettendo a migliaia di persone di andare in pensione prima, e quindi questo è un intervento sociale. E oltre a questo c'è mezzo miliardo di euro in più sulle politiche sociali to cure, quindi sui soldi che vanno ai comuni per tutta un'altra serie di interventi. Quindi noi siamo orgogliosi di dire che questa è una manovra che ha più attenzione rispetto ai più deboli, a chi è rimasto indietro per colpa della crisi economica, a chi è stato dimenticato dalla politica. Poi è chiaro che questa è una riforma importante, quella del reddito, come tutte le riforme potrà avere dei problemi. Ora il decretone è in commissione lavoro alla Camera, quindi lo potremo anche migliorare, ci sono degli aspetti come quelli che lei citava che possono far storcere il naso, però è una misura giusta nel momento in cui è limitata a 18 mesi come è adesso. Abbiamo ottenuto anche come Lega, e il 5 Stelle ci è venuto incontro su questo, che non sia soltanto una misura assistenziale nel senso che lo Stato ti dà dei soldi, ma se vieni assunto diventi una defiscalizzazione per l'impresa che ti ha assunto, quindi diventa una politica attiva. Abbiamo previsto che chi accede al reddito di cittadinanza debba seguire dei corsi di formazione, debba fare dei lavori di pubblica utilità, quindi non è una misura che aiuta chi sta sul divano. Così strutturato riteniamo sia un intervento migliorabile come tutto, ma utile. Stasera Di Maio vi sfida, perché dice: il 22 marzo porteremo in aula al Senato la legge sul salario minimo, 9 euro lordi per lavoratori. Voi come voterete? Ma non le pare che ci sia un minimo comune denominatore in questi due argomenti? Cioè, domani scade il termine per i bandi e si deve ancora decidere se si fanno o non si fanno i bandi. Domani parte il salario di cittadinanza e non si sa esattamente che cosa ci si può comprare e chi saranno i destinatari. La strada dell'inferno è la strigata di buone intenzioni. Questo può essere anche un provvedimento che ha delle finalità giuste, ma come lo si sta attuando rischia di produrre una serie di effetti che rischiano domani di esplodere, perché intanto sono stati investiti dei soggetti che non sono attrezzati, lo hanno detto gli stessi operatori dei CAF, lo hanno detto i centri per l'impiego che sono ancora da riformare. Non era più semplice, più logico, visto che giustamente, io di questo ne do atto, si è investito sul sociale, partire utilizzando uno strumento che c'era già, che era il reddito di inclusione, che passava attraverso i comuni, e una volta riformati gli uffici per l'impiego... Lei avrebbe raddoppiato, voi avete stanziato soltanto 2 miliardi per reddito di inclusione. Io credo che sia stato... Noi avevamo proposto, più di 5. Noi avevamo proposto di aumentare quello stanziamento, ma intanto di partire con il reddito di inclusione che aveva già delle regole certe. Una volta fatta la riforma dei centri per l'impiego, quindi una volta avute delle antenne sul territorio per capire se quei soldi vanno effettivamente alla riconversione di un soggetto per metterlo sul mercato del lavoro, e a quel punto si può anche utilizzare quegli strumenti. Invece mi sembra che la fretta sia soltanto di erogare questi soldi senza sapere esattamente come, utilizzando quello che passa al convento, cioè gli strumenti che erano in questo momento disponibili. Il risultato sarà che rischiano di avere i soldi chi non ne ha particolarmente bisogno, di non averli quelli che ne hanno particolarmente bisogno, e in generale di creare un caos che, secondo me, la buona intenzione di questa finalità non meriterebbe. Sulla questione del reddito, siccome non volevo evitare la domanda, noi abbiamo presentato un disegno di legge, però noi siamo anche l'opposizione. Io darei un consiglio al ministro Di Maio per evitare di fare il tris dopo la TAV e dopo il reddito di cittadinanza. Chiami le parti sociali, perché quello strumento lì va integrato con la contrattazione. Quindi è giusto pensare che uno strumento che rafforza le garanzie di chi non è tutelato dal sindacato possa essere introdotto. Attenzione a non indebolire un meccanismo di contrattazione che in alcuni casi riesce a dare un salario superiore a quello che viene fissato per legge. Quindi semplicemente fare quello che dovrebbe fare un ministro, no? Girare un po' meno, fare un po' meno selfie, fare un po' meno Twitter, fare un po' meno Facebook, felpe mangiate, eccetera, e chiamare le parti sociali per capire esattamente come può impattare questo provvedimento su un sistema che oggi in qualche modo c'è, che è quello della contrattazione attraverso la quale si definisce il salario dei lavoratori. Ultimo punto da aggiornare. Penso che per noi l'introduzione di un reddito orario minimo garantito è un fatto molto importante. Cioè, pensiamo a tutti quei giovani che in questo momento, pur essendo laureati o svolgendo qualsiasi tipo di lavoro, sono retribuiti
4-5 euro all'ora e prendono 5-600 euro. Allora, in tutta Europa, su 28 paesi, 22 paesi hanno il reddito orario minimo garantito. Io penso che questo deve essere introdotto anche in Italia, proprio per far sì che in seguito a questa crisi economica molti giovani siano ridotti a uno stato di sfruttamento. Ma questo, che non è, questo servirebbe. No, no, ma io vorrei essere chiaro, io non ho detto di no. Io ho detto, siccome il come è importante, come abbiamo visto nei due argomenti precedenti. Chi ha un buon reddito o chi ha un livello ottenuto da una contrattazione con il sindacato molto buona. Questo provvedimento serve per tutelare tutte quelle persone che in questo momento sono sottopagate. Sì, e questo non è però corretto. Se, no, io siccome questo slancio diciamo di entusiasmo l'ho trovato sul ponte di Genova, sulla TAV, su tutte le cose ti dicono sì ma ci pensiamo noi, però lo scopo è questo qua, è quello giusto. Io dico attenzione al come, perché volevate revocare la concessione autostrade, alla fine il ponte lo pagherà lo Stato e poi Autostrade i soldi li darà quando sarà incomodo. Si voleva fare il reddito di cittadinanza che doveva partire con regole certe, siamo qui a discutere stasera se si possono comprare i rasoi oppure no. Domani scadono i bandi e non si sa ancora se il nostro paese aderirà al progetto TAV o meno. Io dico prudenza, chiamate un attimo i sindacati e Confindustria, discutete e vedete un po' che impatto ha sul sistema in questo paese. Questo salario minimo di 9 euro lordo, questo lordo varrebbe anche per i lavori a tempo indeterminato? Vale per tutti i tipi di lavoro. Quindi nessuno significa... può lavorare se non guadagna almeno 9 euro all'ora. Esattamente, quindi lordi, quindi significa anche quindi nella contrattazione non possono esserci degli stipendi che siano inferiori a 360 certo. euro lordi, 9 per 4, 36, no? Le ore. Orario, quindi bisogna calcolare. Orario, sì, ma le 40 ore. Le 40 ore settimanali quindi vanno moltiplicate per 9. Certo. E quindi poi vanno moltiplicate per 4. Certo. Cioè, quindi diventa un... Sì, però anche chi fa il part-time ha diritto sì, al salario minimo. Certo. Quindi non stiamo parlando di quantità di ore lavorate al mese, ma ogni ora lavorata deve essere retribuita almeno 9 euro. Ultimo punto, la quota 100. Stasera siamo arrivati a 81.700 domande. C'è un problema, a Roma è particolarmente sentito, ma insomma, Roma non è l'Italia, ma insomma dello svuotamento degli uffici pubblici e soprattutto degli ospedali. E le previsioni sono nere perché nel giro di entro il 22 dovremo perdere 23 mila sì. medici e entro il 25 52 mila medici. In testa c'è la chirurgia d'urgenza, poi la pediatria e poi mano a mano tutti gli altri. Come? Allora, prima di tutto è una grande soddisfazione vedere il successo della misura, perché quota 100, che è stata anche avversata e criticata, devo dire, a volte io condivido quello che diceva prima Orlando sul fatto che il confronto con le parti sociali sia fondamentale sempre, sia un errore non farlo, su questo sono perfettamente d'accordo. Sono rimasto abbastanza basito quando i sindacati hanno contestato quota 100 dopo che li avevo visti contestare molto poco la riforma Fornero. Ecco, quota 100 potrà essere migliorabile, perfettibile, avere dei difetti, ma è sicuramente una misura che va a sanare un'ingiustizia sociale che sta riscontrando grande apprezzamento tra i lavoratori dati i numeri che abbiamo. Quindi questa è la prima notizia. Comparto della pubblica amministrazione e della sanità, dove effettivamente sono maggiori le domande di uscita anticipata dal lavoro. È un tema molto complesso, abbiamo una serie di proposte che stiamo discutendo in Parlamento, ci stiamo confrontando anche con i ministeri competenti. C'è una proposta che è ad esempio quella di togliere il numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina, che è buona ma ha anche delle conseguenze da un punto di vista organizzativo complesse, perché bisognerebbe adeguare le strutture delle nostre università dei corsi di medicina che hanno laboratori. Perché molti dicono non siamo in grado di affrontare un esercito complicato. E poi quelli lì arriveranno quando hanno finito il percorso universitario, certo. Nel frattempo i vuoti si determinano. Deve programmare, voglio dire. Altra soluzione potrebbe essere quella di prevedere l'iscrizione senza il test per il primo anno e passati un certo numero di esami permettere di continuare il percorso, ad alcuni altri no. C'è un'altra proposta, è quella che prevede di potersi iscrivere a due diversi corsi di laurea, anche lì per cercare di incrementare chi fa i corsi di medicina. Quindi sono tutte proposte sul tavolo del ministro Bussetti. Ma presto, perché veramente poi... Certo, però la cosa principale è che bisogna investire nelle strutture e poi bisognerebbe aumentare i numeri delle specialità, che sono il vero problema, perché noi abbiamo
tanti medici che finiscono il loro percorso e hanno poi difficoltà per anni a entrare in specialità perché ci sono pochi posti. Quello è il primo intervento da fare. La proiezione delle domande a quanto arriva, secondo lei? Su quota 100? Ma guardi, noi abbiamo la prospettiva sui 3 anni. Cioè, sui 3 anni dovrebbero essere 1,5 milioni di lavoratori che possono beneficiare di quota 100. Lei conti? Quanti ne beneficiano? 1,5 milioni noi ci siamo tenuti comunque bassi, non abbiamo considerato il 100% degli aventi diritto, ma abbiamo considerato su una stima superiore al 50% di chi potrà fare domanda. Io non so fare la previsione se la previsione sarà azzeccata, però le risorse ci sono per un numero di lavoratori di 1,5 milioni su 3 anni. Okay, bene, ma vede, sembra lo stesso disco, cioè tutte le volte si dice è migliorabile, ma uno non ci può pensare quando prevede questo tipo di intervento, cioè nel momento in cui si prevede quota 100 è chiaro che la gente fa domanda, non è che ci vuole un particolare ingegno a capirlo. Io le dico da ex ministro della giustizia, noi abbiamo lavorato per mettere 5.000 cancellieri nei ruoli. Adesso con quota 100 ne possono andare in pensione fino a 10.000. In contemporanea, questo non l'ha detto l'onorevole Molinari, è stata introdotta una norma che fino a novembre blocca lo scorrimento delle graduatorie per l'assunzione nella pubblica amministrazione. Perché? Perché con quei soldi si è finanziato il reddito di cittadinanza, cioè con i soldi con i quali si poteva creare lavoro stabile si è finanziato una misura che serve per la disoccupazione. È un circuito vizioso, cioè, ma non si poteva programmare non adesso, non nel momento in cui la gente si è creata delle aspettative, ma nel momento in cui questo provvedimento è stato pensato, una forma di scaglionamento mediante la quale non si mettesse in discussione la capacità di erogare dei servizi per lo Stato, perché la risposta che dà stasera l'onorevole Molinari fa tremare, ma noi possiamo pensare che si rivede il numero chiuso all'università per entrare nella carriera di medica adesso e quando li dà gli effetti questa cosa? Quanti anni ci vuole per diventare medico? La gente in pensione ci vuole, cioè sembra di essere mi sembra di essere in quelle assemblee studentesche dove si alzava uno e diceva ma si potrebbe fare così, cosa? E poi si diceva ma l'importante è il dibattito. L'importante sono i provvedimenti. Capisco la ricostruzione della realtà del collega Orlando che dice avete spostato le nuove assunzioni a novembre, però lo sblocco del turnover chi l'ha fatto? Cioè adesso le pubbliche amministrazioni possono assumere chi va in pensione, se non ricordo male da Monti in avanti c'è stato il blocco invece degli ingressi alla pubblica amministrazione, non governavamo noi. No, guardi, quindi posso dire che un concorso l'ho fatto io, bloccato le assunzioni della PA. Io siccome piuttosto che dire stiamo cercando una quadra sto zitto, e allora le dico che nel Ministero della Giustizia è stato fatto un concorso con 80.000 partecipanti per 500 persone, sono state poi via via scorse le graduatorie fino a 3.000 e qualcosa, in quest'anno sono rimaste bloccate. E ora se c'è quota 100 si va a 8.000 vuoti di organico con ancora lo scorrimento che si deve fare. Glielo dico perché questo è un dato certo. Sì, l'altro dato certo è che lo sblocco del turnover nelle pubbliche amministrazioni è stato fatto da questo governo. Ma se c'era il blocco, gli enti locali, possono riassumere uno a uno adesso, quando per anni abbiamo bloccato le assunzioni nella pubblica amministrazione, quindi anche negli ospedali. Lo sblocco del turnover non serve, i vuoti di organico c'erano in tutti i rami della pubblica amministrazione, quindi il problema è colmarli, non è il problema di teorizzare lo sblocco. Scusate. Per colmare devi poter assumere. Ma io se ho fatto un concorso le sto dicendo come ho fatto se non c'è lo sblocco del concorso. Nella sanità sono stati, io parlo dell'azione del governo. Nella sanità ci sono le liste, in polizia ci sono le liste, nella penitenziaria ci sono le liste. No, voi non le state facendo scorrere. Dai, dobbiamo correre. Carelli? Però due cose molto importanti. L'emergenza medici non è conseguenza di quota 100, perché è più di un anno che si parla di emergenza medici. E il quota 100 la migliora o la peggiora? No, non c'entra proprio assolutamente nulla con l'emergenza medici quota 100. No, è un'emergenza che esiste da più di un anno, se ne parla, se ne discute da molto tempo. È stato fatto il blocco con il numero chiuso dell'università in tutti questi anni, nessun governo precedente ha pensato che gradualmente questo numero chiuso doveva essere tolto. Adesso, come abbiamo detto, non si può togliere da un giorno all'altro perché c'è un problema di organizzazione delle facoltà di medicina che non possono ricevere masse di studenti non preventivate, non previste, quindi quello è un problema che va affrontato, ma non è certo frutto di quota 100. Ma quota 100, scusi direttore, quota 100 migliora o peggiora la situazione? Io però no, ero curioso. Vorrei avere un attimo la possibilità di finire. Partivo magari tardissimo. Allora,
Seconda cosa, qui si parlano solo dei problemi creati da quota 100, non si parlano dei benefici. Cioè, col fatto che molte persone hanno scelto liberamente di accedere a quota 100, andare in pensione qualche anno prima di quello previsto dalla legge Fornero, noi libereremo migliaia di posti di lavoro per i giovani. E questo è il vero risultato importante di quota 100, di cui nessuno parla. Andiamo al Partito Democratico. Il vincitore è Lisa Calessi e Giulio Venenti. Oggi dentro una fabbrica, perché questo paese non ha più politiche industriali. La TAV è un simbolo oggettivamente, ma in realtà in questo momento in Italia non c'è un argomento intorno al quale la maggioranza è unita. Prima Torino, la TAV, poi Anagna, la Saxa Gress, una fabbrica che ha puntato sulla green economy. Sono le prime uscite di Nicola Zingaretti, scelto in massa domenica ai gazebo del PD. L'obiettivo è chiaro, puntare ai voti del Movimento 5 Stelle e del Nord deluso dalla Lega. Chi voterà oggi dalle 8 alle 20 per vincere il candidato? Chi voterà? Zingaretti. Perché aggrega e non divide. Più tollerante, un anti-leader. È stupito di questa fila? Stupito no, sono felice di questa fila. Avevo chiesto fiducia e passione e mi sembra che ci sia una risposta straordinaria. In attesa di votare si ragiona di errori e di futuro. Guardi la fila, ci sono solo persone anziane, non è riuscito a comunicare alla maggioranza delle persone. Spero solo una cosa, che se il PD torna in auge non sia capace di autodistruggersi per la 100.000.000esima volta. A Piazza del Popolo spunta uno scrutatore particolare. Adesso la signora le dice esattamente dove deve votare. E c'è persino Sabrina Ferilli. Ma non è solo quella, è partecipazione. Chi non vota non partecipa. Siamo a San Lorenzo, al circolo del PD. Lei da quanto non veniva in questa sezione? Da 3 anni. Ed è tornato perché? Perché ho visto che si respira una nuova aria. Lui era uno di quei compagni, assieme a qualche altro, che ha avuto anche un innamoramento nei confronti di 5 Stelle, e uno di quelli che ci aveva un po' lasciato. E rivederlo qua mi ha fatto un grande piacere, significa che qualcosa è veramente cambiato. Che cosa si aspetta dal nuovo segretario? Basta litigi? Alle 9 di sera è già chiaro che Zingaretti non solo ha vinto, ma ha superato ogni previsione, 66% dei voti. Credo che da domani, da stasera, sarà il tempo di ricostruire. Zingaretti, contento? Sì, molto molto, adesso parliamo. Così tanta gente è stata un segnale meraviglioso della forza della democrazia italiana. Molti sono tornati, stanno tornando e torneranno in quello che dovremo costruire ora. Un nuovo PD e una nuova alleanza. Gli sconfitti, Daniela Bricca e Marzia Maglio. È stato il primo a complimentarsi con Zingaretti, ma che le ha risposto? No, gli ho detto adesso sono problemi tuoi, gli ho detto. No, era ovviamente contento e i dati erano chiari e quindi ho pensato che fosse inutile stare a aspettare l'ultimo dato quando il dato era assolutamente evidente. Mi chiede come va, come va, come va. È stata una grande giornata di partecipazione alla faccia di chi mille volte ha raccontato l'ipotesi di un flop. Mi chiede come va, come va, come va. Più di 1.500.000 di persone sono andate fisicamente, si sono recate a votare. Il Partito Democratico è l'unico partito in questo paese che è in grado di mettere in piedi una cosa del genere. Ovviamente Nicola Zingaretti è il nostro segretario e da oggi noi lavoriamo fianco a fianco con lui, senza se e senza ma. Nonostante la sconfitta, le due frange del PD, una di più e l'altra di meno, tengono molto a rimarcare le rispettive identità. Noi vogliamo regalare a Nicola questa maglietta e siamo somma non divisione, continua ad essere il messaggio fondamentale anche di oggi. Mi auguro e sono sicuro che quello che è stato detto in campagna elettorale sarà rispettato. Non ci sarà nessun accordo col Movimento 5 Stelle. Chi immagina che la politica italiana
possa fare a meno di Matteo Renzi, semplicemente vive sulla Luna. Beh, insomma, speravamo di fare meglio, però davvero non ci aspettavamo neppure tutta questa affluenza, quindi direi che è andata bene così. Certo, bisognerà capire quale sarà la linea politica di questo PD di Nicola Zingaretti, però quando Martina dice siamo con Zingaretti senza se e senza ma, diciamo così... Voi non siete proprio d'accordo? No, per niente. Mi chiede come va, sai già... Ah, proprio il 20... Quell'altro? E Giachetti invece? Lei che dice, signora? No, la vedo ovviamente nuova, una situazione nuova, vediamo come la gestiranno. E stasera Matteo Renzi dice lasciare il partito fuori dalle beghe di cortile delle correnti. Ci sarà posto anche per lui in questo partito? Io sono convinto che Zingaretti tratterà le minoranze sicuramente molto meglio di come le ha trattate Renzi, quindi da questo punto di vista sono sicuro che siamo in una fase di afflatto unitario, di ripresa di un dibattito che serve a raccogliere quel messaggio che è venuto da quei gazebo, perché quella gente è andata a votare non perché ci ha dato un mandato in bianco, ma perché chiede di sviluppare un'opposizione a questo governo. È la stessa gente che è andata in piazza con il sindacato a Piazza San Giovanni, è la stessa gente che è andata a Milano a manifestare contro il razzismo. Ora noi abbiamo un compito importante: unire e cambiare contemporaneamente e rafforzare l'iniziativa di opposizione, mettendoci al servizio di quello che sta succedendo nella società italiana, almeno in quel pezzo di società italiana che vede i disastri che sta producendo questo governo. Allora, il 24 si vota in Basilicata, voto regione piccola, ma voto atteso dopo l'Abruzzo e la Sardegna. Berlusconi è andato a fare la campagna elettorale a Potenza e Matera. Marzia Maglio e Stefano Saraceni. Facciamo qui quello che è successo in Abruzzo e in Sardegna. Silvio Berlusconi, dopo Abruzzo e Sardegna, cerca il tris di vittoria in Basilicata, dove il centrodestra si presenta ancora una volta unito per le prossime elezioni regionali del 24 marzo. A voi, provatelo anche voi, che offre lui. Auguri! E punta tutto sul suo candidato presidente, il generale Vito Bardi, militare di professione, studioso per passione, con ben 4 lauree al suo attivo. La coalizione deve essere unita, perché l'unica possibilità di vittoria è l'unione. Il presidente di Forza Italia si è concesso una passeggiata nel centro storico di Potenza e tra i sassi di Matera. Grazie. E anche un buon caffè, al peperoncino però, e con qualche frecciata alla destinazione dei ministri in carica. Quindi la TAP si farà. È ridicolo quello che si vede. Toninelli che dice no, do il via, ma tanto fra 6 mesi posso riprenderlo. Dai via a dei lavori, a delle assunzioni, a delle spese importanti del paese, a delle spese dell'Europa, e fra qualche mese dici tolgo questo via. La Basilicata, come la vedevamo noi da Milano, da Roma? È come una regione intanto difficile da raggiungere. Io non ci credevo qualche mese fa, quando sono voluto sapere che non era ancora stato fatto l'aeroporto. Non ci credevo quando mi hanno detto che per raggiungere Bari, Napoli, 4-5 ore di treno. Le critiche più aspre, ancora una volta, sono per il Movimento 5 Stelle, accusato di bloccare lo sviluppo e di freddare i rapporti con i paesi alleati europei. Sento colleghi europei e ho sentito che i colleghi americani mi domandano: ma come siete riusciti a darvi un governo di persone così fuori di testa, così incapace? Io mi auguro che gli italiani se ne rendano conto il più presto possibile, perché è già tardi. E come al solito dice: ma Matteo, ma quando torni a casa? E Matteo dice: una cosa sono le alleanze regionali, un'altra quella nazionale. Sì, è una bella telenovela, effettivamente. Eh? È una bella telenovela, effettivamente. No, ma io voglio ricordare questo: l'alleanza nazionale non è stata, l'alleanza di governo a livello nazionale non è stata scelta dalla Lega o dal Movimento 5 Stelle, è stata scelta dagli elettori. I numeri parlamentari non prevedono oggi la possibilità di fare un governo diverso, quindi di questo Berlusconi se ne deve fare una ragione. Non c'è la possibilità tanto oggi. Tanto se l'è fatta che autorizzò Salvini a fare. Bravissimo. A suo tempo. Questo è sempre lui utile diceva, ricordarlo. Lui immaginavo le conseguenze. Questo sarebbe utile ricordarlo soprattutto ai suoi gruppi parlamentari, quando a fronte delle richieste di Berlusconi, che sono quelle di un avvicinamento, attaccano la Lega e il governo quotidianamente nelle aule. Ma questa è la politica. Detto ciò, questa
maggioranza nasce dal voto degli italiani e le soluzioni erano due: o il 5 Stelle faceva il governo col PD o lo faceva con un partito del centrodestra. Non c'erano altre soluzioni, e questo perché la legge elettorale è la Rosatellum-bis, è una legge elettorale proporzionale che non dà il premio di maggioranza a chi prende più voti. Diversamente avremmo governato come centrodestra, dato che il centrodestra ha fatto il 37% alle ultime elezioni. A livello locale permane un modello che dal nostro punto di vista è un modello di buon governo, che è quello del centrodestra unito, che governa bene città, regioni, province e territori, e che si sta dimostrando vincente anche alle prove elettorali ultime. Quindi sono due percorsi diversi perché sono due sistemi elettorali diversi, e soprattutto perché c'è stato un voto il 4 marzo che va rispettato, dato degli esiti. Ma poi scusi dottore, ma dove lo trovano un altro alleato con il Movimento 5 Stelle che in un anno gli dà il 10% dei voti e che con il 30% dei seggi conta quanto il 5%? Io credo che Salvini finché può si terrà strettissimo Di Maio, perché un alleato così non si trova ma tutti i giorni. Noi ce lo teniamo stretto perché in sette mesi col 5 Stelle, va detto, abbiamo portato a casa molti più risultati che in tanti anni di centrodestra. Il 5 Stelle no. Dico solo quello. Sento tante parole denigratorie nei confronti del Movimento 5 Stelle, però, come diceva il collega della Lega, noi in nove mesi di governo abbiamo raggiunto abbiamo realizzato tanti di quei punti del contratto di governo come non era mai capitato prima. Peccato che siamo entrati in recessione contemporaneamente. Quindi, vi ringrazio.